Allora, siamo con Paolo Foreso in diretta. Com'è andata? Ma è andata molto molto bene, è stata una bellissima mattinata di festa. Diciamo, dal punto di vista del fiato e del fisico va un po' meno bene, però tutto sommato con un po' di allenamento il prossimo anno ce la faremo con più tranquillità, ecco. La medaglietta te la sei guadagnata, vero? 10 chilometri non è stato facile, però ce l'abbiamo fatta e questo è l'importante, diciamo. Senti, io voglio mettere un pizzico di polemica, ma sì, simpatica. Sì. Mettiamola a ridere, perché comunque corri a Lecce è divertimento. È bene, quindi... naturale. Però è arrivato prima Paolo Perrone, ha battuto addirittura il suo record personale. Poi io ho chiesto, ma il consigliere regionale Erio Congedo e poi... Non pervenuto. E poi il consigliere Foreso dove stare? Ha detto, su Erio Congedo posso dire, diciamo, che ci sono io. Però devo dire che il PD sta un po' dietro. No, il PD non ci siamo affatto. Il PD non sta dietro, il PD ha fatto la maratona, ha fatto il percorso in maniera precisa. E tra l'altro il PD oggi ha corso con questo messaggio che vedete stampato sulla mia maglia, cioè via le auto dal centro storico. Noi oggi chiediamo ufficialmente all'amministrazione comunale di liberare le auto dal centro storico, perché abbiamo visto che è bellissimo, è vivibilissimo e una città turistica come la nostra merita un centro storico senza le auto. Ecco, è un'edizione insomma da ripetere visto l'entusiasmo che c'è. Io francamente sapevo che era una manifestazione importante, ma tutta questa partecipazione è veramente pazzesca. Sì, assolutamente sì, da ripetere, anche perché c'è una grande partecipazione di persone che arrivano fuori dalla nostra provincia, quindi insomma è un modo anche per attrarre gente nella nostra città, quindi io penso che sia da ripetere, che queste occasioni, queste manifestazioni facciano solo bene alla nostra città, per cui un grande applauso e un ringraziamento agli organizzatori che si sono dedicati tanto per questa iniziativa. Io ti lascio, però adesso devi fare una bella corsetta perché stanno dando da bere, forse ti serve, no? Fatto, ragazzi, ma c'è fatto qualche altra cosa in più, tipo bevande Gatorade, Energy, queste cose qua, vai allora, che allora sì, allora si servono, decisamente servono, grazie. Grazie a Paolo Foreso.